Siamo di nuovo insieme a Frank Ranno, caratterista occasionale e videomaker indipendente, per l'ottava puntata dell'Amnesia di Frank Ranno, mi pare. Sì. Gradirei Cambiare il titolo. cambiare il Titolo, titolo certo. e ci ho riflettuto per circa tre quarti d'ora e secondo me un titolo che può funzionare meglio è Le unzioni di Frank Le Rano. unzioni. Le unzioni, perché io ungo con delle informazioni. Senta, le posso fare una domanda personale? Mi dica. Quali droghe sta assumendo in questo periodo? Signore e signori, bentornati all'ottava puntata de Le Unzioni di Frank Ranno, un programma sul cinema di serie B dagli anni 60 ad oggi, in compagnia del regista e caratterista occasionale Frank Ranno, che oggi ci parlerà di Oggi vi parlerò di Cacciatori di teste di Jess Franco. È un film che per certi versi trovo molto attuale. C'è questa. Il film intanto è anni 70, non mi ricordo l'anno esatto. Non ci teniamo tanto, non si preoccupi. Esatto. E parla di questa soubrette, che sarebbe un equivalente della velina. Simona Ventura. No, no, non proprio una presentatrice, una velina, una delle ragazze di Una velina Parigi. mora o una velina bionda? Una velina bionda, soubrette di successo, che ha molti estimatori, c'è un produttore che è innamorato pazzo di lei. Uno dei loschi personaggi la sequestrano. Enzo Greggio. Come Enzo Greggio. Ezio Greggio. Un film con Ezio Greggio. No, non è un film con Ezio Greggio, non credo che Ezio Greggio facesse questo genere di film negli anni 70, Il insieme a me. Gabibbo. No, no, non c'entra, io ho fatto solo un riferimento storico, questo film parla Enzo di. Iacchetti. Non c'entra tutta questa roba di Striscia la Notizia, questo è Ah, un non film c'entra. degli anni 70, io sto facendo un riferimento all'attualità di oggi. Vabbè, che c'entra allora? Potrebbe essere una velina, Maddalena Corbaglia. l'equivalente di. Vabbè, Maddalena Corbaglia, che viene rapita da dei tipi loschi che fanno di professione i sequestratori e la portano in un'isola caraibica. Cuba. Come? Cuba. No, non è Cuba, non è Cuba. Santo Domingo. Non mi ricordo il nome dell'isola, un'isola sperduta dove c'è una popolazione dedita al cannibalismo. Ora ci arriviamo piano Quanto ci mettiamo ad arrivare? piano. Andando piano piano ci mettiamo un po', ma Ma ha comunque. tenuto conto del Vai, se vai traffico? piano, vai sano la volontà, non mi Da interrompere. lei tanto sano non mi sembra. Comunque andiamo avanti. Perché lei, secondo lei, è buono? Andiamo avanti. Io almeno lo riconosco. Andiamo Lei avanti. non lo riconosce, questo è il suo problema. Andiamo avanti, Andiamo avanti, lo dico non io. la prenda sul. Allora lo dica. Andiamo avanti. Quindi questi loschi personaggi sequestrano la velina e la portano in quest'isola caraibica, abitata da una tribù dedita al cannibalismo. Un po' tipo l'Isola dei Famosi, dove No, partecipano magari le ci fossero i cannibali all'Isola dei Famosi, purtroppo non ci sono. veline. Ah, una critica contro la televisione di oggi. No, non è la televisione. È Vabbè, ma non una. divaghi, lei sta divagando, vada avanti. Questa popolazione che abita quest'isola caraibica dedita al cannibalismo. Adora un personaggio di colore alto, ma tipo 2,20 m, veramente sopra la media, come sono tutti piccoletti. Un batusso. Una specie di patusso caraibico che ha questa espressione agghiacciante, ha i bulbi oculari senza pupille, quindi tutti bianchi che gli escono quasi fuori dalle orbite.
un respiro affannoso, come se fosse affetto da un'acuta bronchite cronica. Respiri affannosamente, come se fossi affetto da un'acuta bronchite cronica? Questa è stata una delle sue migliori interpretazioni, bravo. Non credo che sia una delle migliori interpretazioni, deve fare apprezzamenti di questo tipo. Cioè, vado a quel paese. Vabbè, lei ha la coda di paglia. Mi indispone. Ha la coda di paglia, ero sincero. Vabbè, comunque andiamo avanti. Questo negro con la bronchite, che fa? Questo negro con la bronchite è adorato da questa tribù che abita quest'isola caraibica. E che ha rapito Maddalena Corvaglia. Non ha rapito nessuna, ma è una velina americana. Ah, una velina americana. È una velina americana. L'hanno rapita dei sequestratori che si sono accampati in questa isola, però non c'entrano nulla con la tribù. Poi chiaramente si incontrano con quelli della tribù. La ragazza da chi è interpretata? Sono varie ragazze che vengono mangiate, la biondina americana che viene sequestrata in questione, il nome non me lo ricordo. Bionda, molto carina. Bene, mi sembrano delle indicazioni, sono abbastanza mirate, la precise. Potete rintracciare. Sì, e poi gliela passiamo. Viene tenuta sotto sequestro dai sequestratori. Il nero, quando la vede, perché è abituato alle ragazze di colore, una biondina ogni tanto vorrebbe divorarla ed è molto invaghito. Questo è il film. Potrei aggiungere una cosa. La aggiunga. I cacciatori di teste di Jess Franco è una ficata. È una buona funzione. Sì, le avrei dovuto chiedere io. Faccio una recensione, però l'ha fatto di default. Non faccio recensione. Quindi, come vogliamo concludere questa puntata? Ma vogliamo concludere questa puntata suggerendo appunto la visione di questo film, inoltre un approfondimento su tutti i film horror, generalmente horror erotici, di exploitation. Di? Exploitation. Che vuol dire? Exploitation, ma lei non sa niente, sta dietro la telecamera, fa il regista, seppur dilettante, si informi, vada su Wikipedia, exploitation. Non sono qua a fare dei corsi di cinematografia, e che palle. Comunque ha fatto l'oasi degli zombie, femmine vampire. Chi? Jess Franco. Sta leggendo, l'ho visto. Sto leggendo. Sì, sta leggendo. In più ha dedicato diversi film ispirati dalla letteratura del Marchese de Sade. Qui per gli appassionati di questa roba, Jess Franco è un regista da approfondire. Io ho una chicca. Ho scoperto che lei è anche DJ, o come dice lei, TJ, col nome d'arte di? Frankie Ghostwell. E che musica mette? Rock and roll, psychobilly, blues, garage, surf, con qualche incursione ogni tanto nella new wave, nel post-punk. E di Orietta Berti cosa ne pensa? Non è il mio settore. Qual è un suo pezzo preferito? Di chi? Di Orietta Berti? Non mi piace, non ascolto questa roba. E cosa ascolta? Guarda, degli italiani, a parte tale Riccardo Ceres, adoro Fred Buscaglione. Canti una canzone di Buscaglione? Che bambola, che sventola, non mi sta bene. E allora canto una canzone di Orietta Berti. Di Orietta Berti, non me la ricordo, non lo so, la conosco solo di nome, non è un tipo di musica che mi fa impazzire. Ma canti un pezzo. Qualsiasi? No, di Orietta Berti. Ma non me lo ricordo, non la conosco, non la seguo. Lascia andare, finché la barca va. Tu non remare, finché la barca va. Stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello. Lo sa chi la saluta? Chi mi saluta? Sto cazzo.